Born to Walk di Calamandrei è un'opera di impostazione palesemente fotografica, è una figurazione tratteggiata nei minimi particolari, soprattutto basti notare nelle nervature delle mani e dei piedi. A mio avviso, di fronte alle opere fotografiche, riuscire a riconoscerne la qualità non è facile, ma fondamentalmente assistere a quello che è il tratteggio delle mani e dei piedi, che sono la cosa più difficile da realizzare, ci dimostrano la grandezza dell'artista. In questo caso siamo di fronte appunto ad un tratteggio spettacolare di impostazione, come già detto, fotografico, che rimanda fondamentalmente a quella che è la formazione dell'artista. Ha studiato, ha letto e si è formato attraverso l'ambito fumettistico, e questo è palesemente importante in questa trattazione, perché ci fa vedere questo taglio ben diverso dal comune, un'inquadratura che va quasi a tagliare il piede, che non ci lascia presagire quello che è il contorno dell'opera, e quindi questi piedi che vengono allacciati e sono un richiamo, un ricordo al tempo pandemico, al lockdown, in cui eravamo senza scarpe a casa, a piedi nudi, ed è un desiderio appunto di tornare a camminare, allacciandosi, volendosi appunto riallacciare alla quotidianità, oltre che al riallacciarsi le scarpe e tornare a vivere. La scelta cromatica è quasi sempre omogenea, ad eccezione dell'impronta nera e olivastra in alcune parti dell'opera. Anche la scelta cromatica per Calamandrei è legata all'ambiente che sta vivendo e alle situazioni intime che vive, a quella che è la realtà che lo circonda. E anche quest'opera risente di questa situazione statica che è stata lockdown e che quindi ha creato quasi un appiattimento cromatico. Non si può parlare assolutamente di un appiattimento cromatico per Calamandrei, e anche qui si nota la grandezza, come con pochi toni, che possono essere il color terra, il color verde, il color nero, riesce ad affronteggiare un'intera opera, ma non nella complessità della scena, semplicemente tagliandone, lasciando un messaggio che poi l'oggetto principale delle opere, spesso delle opere fotografiche, voler lasciare un messaggio e lasciare una traccia di sé. Ebbene, Calamandrei è riuscito grandemente a lasciare un segno non solo comunicativo, ma anche di impronta nell'attuale contemporaneità artistica.